29 marzo 2004. Sette paesi dell'ex patto di Varsavia entrano a far parte della NATO. Sono Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. I 12 paesi fondatori sono il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Francia, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e gli Stati Uniti, cui si sono aggiunti Germania, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Turchia, Ungheria, Albania, Croazia, Macedonia del Nord e Montenegro, per un totale attuale di 30 componenti. Fondamento giuridico dell'organizzazione è il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949. Trattandosi di alleanza difensiva, ha come principale missione risolvere pacificamente le controversie tra Stati. In caso di fallimento negli sforzi diplomatici, può intraprendere operazioni di gestione militare delle crisi, in base alla clausola di difesa collettiva presente nell'articolo 5 del Trattato, o su mandato delle Nazioni Unite, anche in collaborazione con altre organizzazioni internazionali. Il segretario generale della NATO, designato dai governi degli Stati membri quale presidente del Consiglio Nord Atlantico, del Comitato Pianificazione della Difesa e del Gruppo di Pianificazione Nucleare, ha il compito di promuovere e dirigere il processo di consultazione e il processo decisionale in seno all'Alleanza. La delegazione italiana è composta di 18 parlamentari, 9 deputati e 9 senatori. Dal 1989 ai lavori dell'Assemblea partecipano rappresentanti dei parlamenti dei paesi dell'Unione Europea e dell'Europa centro-orientale, cui è attribuito lo status di membri associati. Una nuova categoria d'associati è stata istituita nel 2004, i paesi membri associati del Mediterraneo, tra essi Israele, Giordania, Algeria e Marocco.